Taranto moriamo! A Taranto si muore! E non lo capiscono! Credono che noi siamo dei pazzi che vogliamo mandar via i lavoratori, gli operai, non è vero! Da Taranto a Roma per ribadire l'emergenza ambientale in cui si trova la città pugliese, sede dell'ILVA. Dopo la grande manifestazione del 7 aprile nella stessa Taranto, cittadini ed ambientalisti si sono radunati nella capitale per chiedere l'attenzione del Parlamento in attesa della decisione della Corte Costituzionale in merito ai due ricorsi presentati dal GIP di Taranto Patrizia Todisco sul contestato decreto Salva ILVA, considerato dagli ambientalisti una ciambella di salvataggio per l'azienda e per tutte le industrie inquinanti. A Roma, come a Taranto, i manifestanti chiedono la tutela della salute e della vita dei cittadini come dei lavoratori esposti all'inquinamento. Il senso della manifestazione trova inoltre maggiore forza nei risultati delle analisi commissionate dalle associazioni Fondo Antidiossina Onlus e Pislink Taranto, che rivelano la presenza di piombo nel sangue di alcuni bambini residenti nel sobborgo di Statte, la zona più esposta insieme al quartiere Tamburi ai fumi dell'Ilva. Sono qui in rappresentanza degli ammalati ematologici, quindi rappresento tanti ammalati che si sono ammalati grazie anche all'ILVA e a tutto l'indotto industriale molto pesante che noi abbiamo. Io penso che se ci si ispira alla giustizia veramente, il decreto è anticostituzionale, quindi dovrebbe essere dichiarato anticostituzionale. Tanti fattori ci aspettavamo, si era fiduciosi, anche se qualche esperto giurista l'altro giorno a Taranto parlavano di possibilità che la Corte potrebbe comunque non decidere. Questo fatto qua ci ha lasciato l'amore in bocca, perché non decidere significa alla fine darci torto, insomma. No? In verità non veniamo qui con delle aspettative, soprattutto per timore di essere gravemente delusi. Veniamo qui innanzitutto per la nostra coscienza, veniamo qui per i nostri bambini che non hanno neanche il diritto di poter essere allattati dalle loro mamme, perché nel latte materno delle donne di Taranto è stato trovato diossina. Quindi noi veniamo innanzitutto, è stato trovato anche questa notizia recentissima, addirittura piombo, tracce di piombo nelle urine dei bambini. Quindi noi veniamo comunque, siamo qui per loro, siamo qui perché noi non ci arrendiamo, non pieghiamo la testa a nessuno assolutamente. In termini di aspettative, francamente non ci aspettiamo nulla per paura di essere troppo delusi, perché quello che sta avvenendo a Taranto è di una gravità veramente senza precedenti. È una cosa che riguarda tutta quanta la nazione, tutti quanti dovrebbero essere uniti contro questo scandalo, davvero questo scandalo che condanna i tarantini a morte.